Doveva essere una vacanza di gioventù da ricordare per il resto della vita, ma quelle giornate di pausa dallo studio sono diventate l'inizio di un buco nero senza fine per la famiglia della giovane Britney Drexel, una ragazza statunitense di 17 anni, scomparsa improvvisamente nel nulla da Myrtle Beach nel South Carolina durante le vacanze di primavera del lontano 2009. Per 13 anni i genitori Dawn e Chad Drexel hanno vissuto in uno stato di limbo senza mai perdere la speranza che la loro figlia fosse ancora viva. Una speranza che però nelle scorse ore si è infranta per sempre quando la polizia ha comunicato di aver ritrovato i resti della 17enne e l'arresto di un uomo, il 62enne Raymond Douglas Moody. La svolta è arrivata mercoledì scorso quando i risultati investigativi e le prove hanno portato gli agenti dell'FBI alla scoperta di resti umani in una zona boscosa a circa 35 miglia a sud del luogo dove la 17enne era stata vista l'ultima volta il 25 aprile del 2009. Le cartelle cliniche della ragazza e il test del DNA hanno confermato che si tratta proprio della giovane scomparsa. L'arrestato è un nome non nuovo visto che fu uno dei primi sospettati del caso, ma poi scagionato perché senza prove a carico. Ci sono poche cose nella vita peggiori della perdita di un figlio, ma una di queste credo sia perdere un figlio e non essere in grado di seppellirlo, ha dichiarato il procuratore. Oggi è l'inizio di un nuovo capitolo. La ricerca di Britney è ora diventata la ricerca di giustizia per Britney, hanno dichiarato i genitori della 17enne.